quanto è accaduto nelle ore scorse davanti al consolato italiano in Libia è il segno di una situazione esplosiva. Tardiva è stata la reazione del presidente del Consiglio Berlusconi, perché sono giorni che il ministro Calderoli ostenta quella maglietta di offesa alla religione islamica e solo di fronte alla tragedia Berlusconi ha chiesto le dimissioni di questo ministro. Se ne deve andare subito Calderoli e il suo governo che ha consentito questa provocazione mettendo a rischio il nostro paese. L'uscita di Calderoli la valuto politicamente inopportuna. La pubblicazione di alcune vignette su un organo di stampa la trovo espressione di una libertà di espressione, espressione di una libertà. Come ho letto, Berlusconi non può fare niente, però ha detto che dovrebbe dimettersi, è come giustamente secondo me dovrebbe dimettersi lui. Non dovrebbero essere gli altri a dire, ma dovrebbe essere lui a capire ciò che ha fatto e ritirarsi. Una propaganda pessima per lui e un pessimo comportamento di conseguenza, cioè è una cosa inusuale. Cioè, come per esempio a Di Canio hanno dato la squalifica per il fatto che magari ha fatto il saluto fascista, a lui dovrebbero fare la stessa cosa, dovrebbero squalificare, penso. È l'unica cosa. La sua presidenza è riuscita ad approvare le TEN, cioè le opere i network transeuropei, proposta del movimento che vede due forze autonomiste mettersi insieme. Tra l'economia e le infrastrutture tra nord e sud del paese testimonia